Ragazzi, sono Ben Wolfes e siamo tornati con Mario Odyssey. Eravamo rimasti davanti alla piramide capovolta. Andiamo quindi subito ad affrontare le sue insidie in questa terza parte dei video dedicati al terzo mondo. Terzo mondo, detta così, sembra un'altra cosa, ma ci siamo capiti. Ok ragazzi, siamo dentro la piramide capovolta. Ci abbiamo un pallottolo Bill che ci può aiutare. Grazie pallottolo. A viaggiare. Ok, presi tutti. Boom. Qua vediamo se c'è qualcosa di raccoglibile. A parte questo io non vedo nulla, quindi prendiamocelo di brutto. Tante monete per noi. Questa possiamo prenderla con un salto semplice. Come siamo messi cani. Ok, dentro la parte 2D. Ci piace. Ovviamente non abbiamo i salti. Oh, qui c'è la gravità capovolta. Ok, dicevo, non abbiamo i salti sulle pareti che possiamo fare quando giochiamo in 3D. Ma direi che... Ah, è un trappolone. Ragazzi, ci sono rimasto così. Un po' male ci sono rimasto, è un trappolone. Va bene, va bene, va bene. È giusto, è giusto. Siamo cascati nel trappolone. Non ci abbiamo pensato. Io a dire il vero... credevo più di trovare un segreto lì, più che un trappolone. Ad ogni modo, boom! Riprendiamoci le monetine che abbiamo perso. È un po' forse troppo comodo il discorso di essere senza vite, ma... è questa la direzione in cui si sta muovendo il gaming. Oh! Grazie, gradino magico. Cioè, questa direzione dove si sta muovendo il gaming... No! Sì... e quindi non possiamo fare altro che adattarci. Quindi qua dobbiamo fare attenzione. Possiamo abbassarci? Possiamo abbassarci. Che trappolone stupido. Siamo caduti in un trappolone stupido. E qui siamo... continuiamo a cadere nei trappoloni stupidi. Partite? Grazie. Oh, qui che peccato, non abbiamo preso tutte le monete. Va bene, va bene. Entriamo nel tubo. Non ci capiamo un tubero qua, se no. Ok, tun tun tun. Qui non c'è niente. Ma quanto è difficile sotto sopra! Ragazzi, è difficilissimo! Mamma mia, qua secondo me ci moriamo male proprio, eh. Oh, per quanto. Ah, doppio! Ah, lì... è quella struttura che li sta cagando. Qua c'è qualcosa. Sì che c'è qualcosa. Sì che c'è qualcosa. Oh, una luna addirittura. Oh, oh. Ah, questa parte l'avevo trovata casualmente in live. Ok, ok, adesso che c'è la luna mi sono ricordato. Qui non c'è niente. Questa deve essere la parte che vedevamo dal binocolo prima. Ok, prendiamoci tutto. Adesso speriamo di trovare un punto di salvataggio, perché altrimenti dobbiamo rifare tutto. Cosa che non mi garba minimamente. Ok. Ah, qua diventa un pallottolo. E ci serve il pallottolo, assolutamente. Ma dai. Ah, siamo tornati. Ok, il pallottolo direi che ci serve per abbattere qua. Attenzione. Ah, ma potevamo anche fare il giro. Scusi, signor pallottolo. Là ho visto una struttura che potrebbe interessarci. Vediamo se riusciamo a batterla. E infatti un cuore supremo, di quelli che ci dà altri punti. Pallottolo, mi serve? Mi scusi? Può venire qua? Abbiamo un appuntamento da rispettare. Acceleriamo. Boom! Ok, fiore aperto. Come siamo efficienti, come siamo efficienti. Ok, e io qui direi di fare un po' di pulizia. Così. Ah, quella in alto non credo ci serva adesso. Ok, non c'era niente. Peccato, mi aspettavo un segreto. Tipo, falli tutti e ottieni una luna, che magari non ci dispiaceva. Ok, siamo nella parte più esterna. Ma qui c'è qualcosa, eh. E se lo facciamo girare sempre? Oh oh, luna! Oh 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 oh. Prendiamocela!
Sulla coda della statua. Questa, pensate, non l'avevo trovata nemmeno in live. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qui lo posso schiacciare? No, mi faccio male io. Vabbè, se c'è già una, non credo di trovarne un'altra così easy, eh. Al massimo qualche moneta. Ah, ecco. Ti conosco, mascherina. Ti conosco. Ok, dai, andiamo qua. E gustiamoci un altro boss fight. Attenzione. Chi arriverà nel mondo desertico? La donzella o quella sorta di Anish lì? Vediamo. Direi la donzella, visto che sta parlando lei. Esatto, esatto. Ok, quel cappello mi fa capire che non posso salirti in testa. E se ti colpisco così? No. Ok, e se ti lancio questa addosso? Forse va meglio. Lanciamela. Oh, scherzavo. Ah, ok. In realtà dobbiamo aspettare che faccia quella mossa. Ok, prendiamoci tutto. Attenzione. L'abbiamo persa di vista. Ah, lanci delle bombe. Ah, ma queste bombe, attenzione, lasciano una sorta di, come si chiama? Di melma rossa a terra, tipo lava. Sì, è tipo lava. Non dobbiamo assolutamente farle esplodere. Ok, adesso afferri il senso di tutto ciò. Prima un po' mi sfuggiva. Oh, colpita, attenzione. No, vieni qua. Vieni qua, ho detto. Ah, fatti colpire. Brava. Ok, prendiamoci questo. Ora fa la solita mossa di prima. Togliamone qualcuna, altrimenti si riempie di lava ed è un casino. È già un casino, è già un casino. Ne abbiamo tolte pochissime, ne abbiamo tolte. Me la lanci? Bravissima, bravissima. Ti colpiamo. Stammi ferma qua. Oh, oh. Direi che ci siamo comportati benissimo, ragazzi, eh. Esplosa. Dammi le lune. Dammi tre lune. C'aveva la corona con le tre lune? Sapete che non me la ricordo. Non l'ho controllata, dico la verità. Dico la verità, non l'ho controllata. Sono sincero. Hai ottenuto la multiluna, la prova della piramide capovolta. Ci piace, inutile dirvi che ci piace. Adesso possiamo ricaricare di nuovo la nostra nave. Ta ta ta. Oh, che fu? Che fu? La piramide si alza, la piramide si sposta. Nella voragine del deserto, non abbiamo finito manco per il ciufolo, ragazzi. Ma perché siamo tornati alla base? Scusate. Sì, continua la collezione delle lune, però la piramide capovolta sta fluttuando. Fa anche più freddo, attenzione. Beh, io direi di andare assolutamente là. Possiamo sfruttare un teleport? Sì, possiamo sfruttare questo teleport. Così ve lo faccio anche vedere. Sono comodissimi, hanno fatto veramente bene a introdurli. Sicuramente c'era qualche cambiamento che volevano farci notare nella città per avercela messa, ma a noi non ci interessa. Ok, abbiamo perso la piramide. Abbiamo perso la piramide fluttuante. Dove sta la piramide fluttuante? Scusa, ah, eccola là. Ricadiamo. Sdengeten. Scusa Mario, dovevo davvero. Ok, ah, attenzione, cambiamento. Cambiamento, ci sono dei teschi. Aia, che figata che sono. Vabbè, non ci danno niente di interessante però, quindi. Che freddo, è troppo freddo. C'hai ragione, cioè, non sei abituato. Lì dentro c'è qualcosa, vorrei entrare ma ho troppa FIFA. Io ho troppo peso. Ok, entriamo dentro. Scatush. Ok, che ci aspetta qua dentro? Oh, ma è tutto ghiacciato. È orrendamente ghiacciato. Tempio sotterraneo di Tostalandia. Ma si scivola di brutto qui. No, 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 ragazzi. Si scivola di brutto. Dobbiamo anche andare vicino al bordo, altrimenti questo come lo apriamo? Mamma mia. Non ci piace. Non ci piace mai nella vita. Ok. Salto. Ah, qui ci sono delle moneticchie. Via, 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 via. Oh, oh, oh. Che odio questi mondi così. Che odio. Ok. Aia, aia.
Vieni qua tu. Salta! Ah, con i suoi piedini è impossibile scivolare. Ci piace. Ma qua, attenzione, abbiamo... abbiamo lisciato questi. Via. Ma il cappello ci ritorna? No, ragazzi, abbiamo fatto una cosa brutta, abbiamo fatto. Quello ci serviva. Va bene così, dai. Però abbiamo un solo punto vita adesso. Attenzione. Ah. E te? No, dai, non avevamo avuto il tempo di poterci spostare. E ci ha beccato la cosina a terra. Che peccato. Però adesso sappiamo come fare, quindi non dovrebbe essere un problema se non cadiamo prima sotto. Cadere sotto potrebbe essere un problema. Oh, mamma mia. Quello ci serviva. Anche perché quelle monete le abbiamo già prese, non serviva veramente. Ah, qua che facciamo? Ok, ragazzi, stiamo andando un attimino in confusione. Ok, intanto attiviamoci tutto questo. Quello attiva tutto. E qua possiamo andare di qua. Evitare questo. Prendere possesso di loro. Cuore, quello che ci serviva prima. Ma porco giù. Guarda che luna. Guarda che luna. Però mi sa che se qua non... come ci arriviamo? Non credo che ci possiamo arrivare, sapete? A meno che non usciamo... Esatto, usciamo mentre... Mentre saltiamo. Mamma mia, ragazzi. No. Ok. Qua ci sono degli ghiacci che si muovono pure! Porco Giuda! Io andrei da questa parte, no? Mamma mia. Dai, ok. Saltiamo su questo fiore. Ah, ok, qua è morbido. E qua? Ok. Ma ci serviva davvero? No, semplicemente porto Big e Strong. Ah, un cappellino! Lo protegge il cappellino! Non abbastanza, ma lo proteggeva. Ok, qui andiamo di qua. E qui dobbiamo a forza evitarlo. No. Prendiamocelo. Quante sono? Vabbè, non è troppo difficile, dai. Ok, andiamo verso l'ignoto. Verso l'ignobile. Entriamo dentro. Oh, nelle oscure profondità della terra. Che c'è qua dentro? Niente. Sono delusissimo, sono. Mi aspettavo una luna o qualcosa del genere. Oh, guarda quella testona. Guarda quella testona. Palotto, mi scusi. Mi può portare all'evidente boss fight? Grazie. Boom. Ok. Cos'è il boss di Smash Bros? Abbiamo una mano qui? No, ne abbiamo due. Sei incazzato? Dov'è finito anello? Io non sapere. Non l'hai preso tu? No, non l'avevo preso io. Ah, questa boss fight è, aia, carinissima. Bisogna far fare male alla mano, vedete? E subito dopo usarla come se fosse un pallotto per dare cazzottoni al boss. Il problema è che ci ha già colpito. Se riusciamo a rotolare e magari ci facciamo liberare i cuori, non è una brutta pensata. Oh, olè. Attenzione qua. Rotoliamo verso il cuore, please. Ok, si è fatto male. Guarda come si protegge. Guarda come si protegge. Ma non basta, ragazzo. Non basta. Secondo hit. Ci piace. Siamo carichi come cuori, quindi non abbiamo bisogno di nulla. Rischio qui, Ok, possiamo rotolare. Aia. Via. Ci stava schiacciando male. Quante volte ci schiacci? Mi scusi, buon uomo. Vabbè, questi
Si evitano veramente easy. Aia. Però si è fatto male. Prendiamo possesso della mano. Boom. Attenzione. Terzo colpo. Ma c'è tre lune e la zucca. Hai tre lune e la zucca. Le voglio. Mamma mia, qua l'avevo distrutto. Quasi mi dispiace, sapete. Alla fine dei conti voleva soltanto il suo anello. Va bene. Dove sono le lune? Lune? Eccole qua. Prese. Beh, questo mondo ci ha portato addirittura a 6 lune soltanto con le due triplette che abbiamo fatto. Nella voragine del deserto. Adesso direi che abbiamo decisamente le lune sufficienti per partire, perché siamo stati bravini, siamo stati. Quindi di corsa alla nostra nave. Ta-ta-ta! Ah, quanto è contento Mario. Che caldo fa ora, immagino sia giusto e naturale così. Alla fine è lo scopo della nostra missione, vero? Non mi risulta, lo scopo era acciuffare Bowser. Ok, direi che abbiamo tantissime lune. Qua abbiamo veramente tante lune. Liscio? Ah, ce ne servivano 16. Quante ne stiamo mettendo, ragazzi? Tantissime, scusatemi, tantissime. Boom! Secondo pezzo di mongolfiera, diciamo. Siamo saliti a 29, ragazzi. Da 6 che ne avevamo, abbiamo trovato 23 lune qua. Niente male per essere una run non incentrata sulla ricerca delle lune. Dico bene? Sì che dico bene. Attenzione, Bivio! Bivio, attenzione! Regno del lago o regno della selva? Lo saprete nel prossimo episodio, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, commentate, condividete. Ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo che sono in live anche su Twitch da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!